Guarda che hanno detto, cioè, per ora portiamo queste quattro robe, basta. Se volete giocare a tutti i giochi Xbox, fatevi Game Pass, quella ha detto Phil Spencer. Pure io, quando è uscito Ni No Kuni su PS3 e Persona 5 su PS3, mi sono detto che sono cretini Atlus che li tengono su PS3 sti giochi. Cazzo, li porteranno avanti, prima o poi usciranno su Xbox. Alla fine sono usciti su Xbox. Però Atlus non ti poteva dire, quando è uscito Persona 5 su PS3, dire sicuramente porteremo Persona 5 ovunque, quindi aspettate che arrivi altrove. No. Ti dicevano che uscivano su quelle piattaforme. E così non possono, non si può prevedere il futuro, anche tipo uno Skyrim. Dopo tanti anni l'hanno portato, ovvio che l'avrebbero portato anche su Switch, l'avrebbero portato forse più avanti, l'avrebbero tenuto in vita. Avrebbero fatto Necro Gaming. Hanno tenuto in vita sto cadavere di Skyrim. È ovvio che l'avrebbero tenuto in piedi quel cadavere tipo Skyrim, questi giochi. Ovvio che fanno i porting ormai. Ormai sappiamo che faranno i porting. Sicuramente arriverà tutta la libreria su PlayStation 6, PlayStation 7. Non lo sappiamo dove, quando decideranno di buttarla. Così tanti altri giochi. Io non mi sono comprato PlayStation 4 perché non me ne fregavo un cacchio di quei giochi che erano solo su PlayStation 4. Ho detto prima o poi arriveranno su PC. Ho aspettato e sono arrivati su PC. Quindi sta a te, ovviamente l'azienda non ti può dire se arriveranno subito o no. Cioè io sapevo che The Last of Us arrivava su PC, però non te l'ha mai detto, Naughty Dog te l'ha tenuto nascosto, nonostante assumesse, già al lancio The Last of Us Parte 2 aveva assunto, stavano in posizione di lavoro, ci ho fatto anche la news io, nel 2000, sì, 2020 forse, 2019-2020, stavano assumendo persone che avrebbero fatto porting PC e conoscitore di schede video Nvidia. Secondo voi, perché Naughty Dog assume queste persone? Perché avrebbero dovuto fare il porting, ma ovviamente non ti dice Naughty Dog: guardate, se aspettate 2 o 3 anni potete giocarlo anche su PC. Non ve lo dice. Pure Naughty Dog è stato in silenzio. E qui ribadiamo, come ho detto inizio live, non è stato Microsoft la volontà di dirlo. Sono stati dei leaker, di persone che hanno fatto rumor, che hanno fatto ingrandire questa voce e che effettivamente trovava riscontro. E quindi hanno dovuto difendersi, perché si stava diventando una cosa assurda, perché si era arrivato a dire i giochi non arrivavano più sul Game Pass. Halo forse su PS5 potrebbe pure essere che arriverà. Anche perché si è parlato di COD e Halo che stringeranno i rapporti per migliorarsi a vicenda. Cioè, il team di Halo migliorerà i difetti di Call of Duty e Call of Duty. Dal Call of Duty prenderanno tutto come funziona il live service, come si riescono a tenere in piedi un gioco da tanti anni online. E questo è stato pure detto. No, ma hanno detto che non portano, ma secondo voi hanno uno strumento come, sarà come Netflix o come Prime Video, come queste altre realtà che o ABC o Warner, che sì, fanno girare i loro prodotti, ma li fanno girare dopo tanto tempo. Cioè Lucifer su Netflix è arrivato sempre in ritardo, non è che l'ho sempre visto in diretta come usciva. Su Netflix arrivava in ritardo. Ma comunque non arrivi, cioè nel senso, il discorso è: volete giocare ai giochi Xbox? Compratevi Xbox. Non volete giocare ai giochi Xbox? Non compratevi Xbox. Cioè, e quello è il discorso che ho sempre fatto anche io. Io mi sono comprato Xbox 360 all'epoca per Alan Wake e Mass Effect. Però non è che BioWare o Remedy mi ha detto: guarda che tra 2 anni esce su PC, io possedevo anche un PC. Non mi hanno detto sta cosa. Io mi sono comprato un Xbox perché io sono un fan di Remedy. E visto che Remedy pubblicava solo su Xbox, mi sono detto: mi faccio Xbox. Infatti, mi sono comprato Xbox 360 solo per Alan Wake e Mass Effect. Perché a me Gears, Halo e Forza Motorsport non mi piacciono. Quindi io non ho mai giocato questi titoli perché non li apprezzo. E quindi non ha senso per me comprare Xbox per questi titoli. Li ho comprati per Fable 2, anche Fable 2 Xbox 360, perché Fable l'ho amato. Però anche tipo il primo Fable, nessuno, Microsoft, nessuno mi ha detto sarebbe arrivato anche su PC. Non te lo dicono, è ovvio. Mi pare normalissimo che non ci sia coerenza il fatto di non dirtelo. Però io all'epoca non mi sono mai arrabbiato che Alan Wake e Mass Effect sono arrivati anche su PC. Mass Effect insieme alla PlayStation mi sa molto tardi è arrivato su PC. Se non erro.
Mentre sì, il Mass Effect 2 era ancora solo su Xbox, era esclusiva 360. Mentre Alan Wake è arrivato dopo 2 anni su PC, me lo sono ricomprato su PC perché volevo tenerlo. Così Mass Effect li posseggo sia su PC, nella trilogy, la Legendary Edition, se ce l'ho su PC, mai giocata. L'ho solo comprata per possedere la versione PC. E c'ho le tutti e 3 i giochi per 360. Però non mi sono mai sentito depredato del fatto che l'assenza dell'IP o che EA non mi avesse, mi avesse o Remedy o EA mi avrebbero detto guarda che se in futuro usciranno anche altrove. Forse non lo sapevano nemmeno loro, come ora, probabilmente Microsoft non lo sa. Hanno preso ora questa scelta, questa decisione, che potrà essere sofferta o no, perché sappiamo che le aziende sono più teste. Ricordiamo come Metal Gear Solid 4, alcune persone che stavano lavorando a Metal Gear Solid 4 sono rimaste contrariate dal fatto che non l'hanno pubblicato Only Digital su Xbox 360, perché all'epoca Metal Gear Solid 4 non arrivò su Xbox 360 per il fatto che non c'aveva i Blu-ray l'Xbox 360. Quindi anche lì ci fu il malcontento, perché si prese la decisione di pubblicare solo su PS3. Molti l'avrebbero voluto Metal Gear Solid 4 anche su 360. Però sono cose che si prendono decisioni volta per volta, secondo le esigenze dell'azienda, il budget. È complesso prendere una decisione, quindi è stata presa questa decisione e ve l'hanno dichiarata. Quattro titoli che hanno finito il loro ciclo vitale, sono titoli morti. L'ha spiegato che sono titoli, non è che sono morti, sono titoli che sono tenuti in piedi dalla community. Sono titoli che hanno raggiunto il picco massimo di utenti, che quindi gli utenti è difficile che catturino nuovi utenti sull'ecosistema Xbox. Quindi li stanno portando altrove per farsi pubblicità e non per lucrarci i soldi. L'hanno spiegato. Poi, se tu credi in cuor tuo che arriveranno su PS5, non te la comprare Xbox. Non ve la comprate. Siete lamentati che non avete saputo i quattro giochi quali sono pure. Con vi dà fastidio sto fatto. È perché siete malati di leak e rumor. È l'unica spiegazione. Siete malati tutti quanti di leak e rumor che dovete. E dell'hype. Siete malati di hype. Perché a me non mi cambia un cacchio sapere cosa va e viene. Lo scoprirò quando me lo diranno, così tutte le varie annunci su Death Stranding 2, anche riguardo Kojima, io sono fan di Kojima. Però alla fine che me ne frega? Cioè, chi se ne frega come cosa sarà Fizin? Quando avrà il tempo me lo dirà cosa sarà Fizin. Ovviamente da fan sì, sto eccitato, ho quel desiderio di sapere di più su Fizin, da fan di Kojima. Però chi se ne frega? Cioè, nel senso. Quando invece queste persone stanno così attente a rosicare, a dire perché non me l'ha detto? No, io volevo sapere. Sembra come i drogati che non hanno avuto la loro dose di hype. Quella è l'impressione. Io l'ho avuto, questa è l'impressione che ho avuto. Sono persone che sono così abituate a rumor, leak, hype, a queste cose, che si sono sentiti depredati di avere la loro dose, il loro piacere di scoprire qualcosa.